Ehi la ciurma, io sono Maestro Tess e benvenuti in questo primo episodio di Expeditions to Rome. Vi sto parlando dal 18 gennaio. Ho ricevuto fortunatamente, dopo un po' di difficoltà, la chiave e iniziamo questa nuova avventura, insomma. Lo sento un po' alto, ma cioè, credo che per me invece sia a posto come audio. C'è della gente che passa. Vediamo alcuni dei personaggi che sono stati annunciati e nulla, questo è il primissimo episodio di una serie che penso che porteremo avanti per parecchio tempo, come abbiamo fatto in precedenza sia con Conquistador che con Viking. Vedremo un pochettino cosa ci preannuncia. Non so niente, non ho, cioè, mi sono tenuto abbastanza lontano da qualsiasi possibile spoiler, a parte alcune cosine. Va bene, mi va tutto su ultra ottimo. Borderless window dovrebbe andare bene. Forse per OBS potrebbe avere dei problemi, ma text language mi sa che c'è solo. Infatti l'italiano non c'è, non è previsto. Infatti, tutorial, goal marker, combat axis. Vedremo. Ok. New game allora. Vediamo un po'. Smantellare gli oggetti. Ci darà un unico materiale. Un materiale unico. Per craftare una versione più migliorata di quello stesso oggetto. Il caricamento mi sembra molto più veloce di quello di Viking. In the Se non year of altro. Lucius Licinius Lucullus, Rome was prosecuting several wars of self-defense, most notably in Greece, where Lucullus himself was commanding the legions. With everyone's gaze directed at the provinces, few could have known that a seemingly inauspicious event in Rome would become the central fulcrum around which the fate of the Republic would turn. The paterfamilias of a venerable patrician house had passed away unexpectedly, and a senator by the name of Vitellius Scaevola had made a bid for the hand of his eldest child. His widow alone believed that Scaevola had poisoned her husband and now strove to take his place and claim his property through marriage. Acting in secret, the widow arranged for her youngest child to be taken out of their villa in the dead of night and smuggled out of Rome. Ok, intanto apprezzo il fatto che abbiano utilizzato la. Cioè, apprezzo. È particolare il fatto che abbiano scelto la pronuncia latina antica, cioè quella ricostruita, diciamo, no? Per cui la U e la V si pronunciano più o meno uguali e il dittongo AE si pronuncia AE e via dicendo. Infatti è Vitellius. Cosa mi ha detto? Scaevola. Che dovrebbe essere più simile, insomma, a quello che era il latino di un tempo. Quindi, da quello che hanno detto è che c'è una campagna di Grecia in corso, il nostro padre è morto sotto circostanze non del tutto chiare e veniamo fatti uscire di nascosto da Roma di notte. Chi siamo? Allora, farei un ometto. Che brutto portrait questo. No, mi chiamerei Mazzetesche è termine greco, per cui andrebbe anche bene, probabilmente unica volta nella storia per questo tipo, insomma. Tra l'altro voi vedete un po' poco bene, vedete che nascondo un attimo me stesso, vedete poco bene il portrait. Vediamo, che famiglia, di che famiglia? Molti di questi non le conosco. Farei uno dei Fabi. Perché no? Anche gli Emili o i Claudi. Però Fabius è corto. Tarpeius non mi piace perché cita la rupe Tarpeia, Sempronius, Domitius.
Cornelius. Ciao Sempronius, dai. Che da dove viene Caio Semproni? Nickname. Abbiamo anche un nickname. Ma verremo chiamati con il primo nome o con il nickname? Qua allora farei Julius come era su Conquistador, qua metterei Mazzetes. Siamo stati Julius Mazzetes, poi siamo stati Mazzetes Megin Bjarnarson e adesso siamo Julius Sempronius detto Mazzetes. Dai, ci può stare. Allora. Vediamo il portrait. Questo mi sembra carino. Questo è un po' spaccone, forse. Questo è un bel giovinotto. O questo. O questo. Andrei su questo. Non mi dispiace. Che volte possiamo fare? Abbiamo tre volti diversi. Questo mi piace. Facciamo un pochettino più abbronzato, ecco. Art style. Non abbiamo tanta scelta di personalizzazione qua, per ora sembra. Short, sì, ci sta. Quello dei capelli lo farei un pochettino più simile a quello del. Dark brown, questo è dark blonde. No, no, dark brown andrei. Non rispecchia del tutto quello che si vede di là, è quello che è in testa, però ci sta. Se fosse un pochettino più lungo, invece com'è? Sì, dai, facciamolo così, mi sembra più simile a quello che è là. Lo farei alto, però. Ok. Lo fa altrettanto robusto. Andiamo. Ok, allora, qua abbiamo da scegliere tra dei perk. Ognuno di questi ci darà delle opzioni di dialogo uniche per persuadere altre persone in situazioni diverse. Pensa che tipo di personaggio vuoi giocare, insomma, e scegli il tuo stile retorico di conseguenza. Molto carina questa idea. Durante la storia potrai avere la possibilità di master, cioè di eccellere in una seconda tecnica. Lo ethos, potere della tua autorità o delle tue abilità. L'arte di convincere qualcuno con argomenti logici e ragionamento. L'arte di vincere le persone usando retorica o manipolazione emotiva. Sarei sulle ultime due. Normalmente sei andato su Logos, ma ultimamente per quello che è la mia vita attuale, proverei su Pathos. Come ti ricorderà la storia? Ah, ok. No, questa è la scelta della difficoltà. Augusto. Facile perché è nato che aveva già una situazione di buona. Cesare è normale. Pompeo è più difficile. Crasso che è morto contro i parti è molto, molto più difficile degli altri. Ma Cesare mi sembra normale. No, morte in combattimento? Non sono del tutto sereno con questo. Se si dissanguano durante il combattimento. Proviamo a lasciarla attiva. Tanto siamo comunque conosciuti per il save scamming. E Iron Man però lo lascerei off perché
Non sono solo un save scammer nei giochi di Expeditions. Invece con la loro sono i leader. Diminuirà il morale di tutti i nemici significativamente. Mannaggia, il caricamento è super veloce. Me, Domine. Your body is surely present, but your mind seems somewhere else. Dominic? Non mi chiama Dominic. Molto belli tra l'altro i personaggi come sono mostrati. Molto bello. Molto bello. Mi piace la grafica così. Anche tutti gli asset ci hanno guadagnato tantissimo. Guardate qua come è fatto il le. No, ma noi siamo andati avanti un bel po' rispetto a Expeditions Conquistador. Allora, dice che siamo un po' lontani con la mente. Allora, direi. Mi spiace, vecchio amico. Penso che sto ancora riflettendo su quello che è Our accaduto. departure was very sudden, I know, but do not dwell on the past. Better to focus on what's coming at you. I asked the Triarchus how close we are to Lesbos, but he would not give me a straight answer. Ok. Dice, vabbè, ci sta, siamo partiti di fretta, poi ho chiesto se siamo vicini a Lesbo, ma non è chiaro. Continua a ritenere che siamo vicini alla nostra Indeed. destinazione? In his defense, there are many islands on this sea, and they mostly look the same. Will you check with the Triarchus? Hopefully, he will give you a clearer answer. He told me his name is Geminus. Geminus, ok. Ha detto, va, passo di scolpa, ci sono un sacco di isole che paiono tutte insieme. Ah, ok, possiamo avere questo. Ok. You do have a way of speaking to people's emotions. I'm sure he'll be more helpful to you. Bello che mettono già questa You cosa should qua also go and all'inizio. thank Quintus Aquilinus. I do believe he saved our lives with his timely appearance at the villa. Ah, ci ha salvato questo Quintius Aquilinus. Ok. Ah, questo rifiuta la quest probabilmente, mentre invece gli altri. Ah no, questo chiude il dialogo, gli altri facciamo più scelte. Ci sono pochi passeggeri su questa galea. Your mother paid Geminus handsomely to set off in great haste under cover of night. Two others did board with us, also bound for Lesbos. Ok, sono Young solo altre due Caius has been persone. pacing impatiently over there, wearing grooves into the deck. There was a gladiator too, but I don't know where he went. Ok, c'erano un gladiatore e un altro tizio. Ci siamo andati così in fretta, mia Do madre e not worry. mia sorella. Domitellius' brothers have no reason to do them any harm. Besides, you cannot save them by worrying. Ok, non Focus on the dovrebbero task. avere nessun danno, cioè anche se ci preoccupiamo non cambia niente. Grazie per essere venuto con me, Thank you for signor bringing me Ross. along. It will be wonderful to see my homeland again. Ah, ok, è greco, ci sta effettivamente che il tutore fosse greco. Vediamo come se Gemino si sa dove siamo. Allora, questi marker indicano. Va bene. Sono solo mostrati per quella attiva. Quando ne hai più di uno puoi cambiarlo. Va bene. Camera control, ok. Rotate con middle mouse, ok. F per seguire il. Cioè ero più sereno con il destro, va bene. Abbiamo una mappa rotta, no? You found your sea legs quickly, Domine. Ok, your sea legs. Allora, questo aquilino non è il nostro obiettivo, vero? Il nostro obiettivo è il tizio qua. Geminus. Che fico però. Cioè, guardate che bella sta nave. Cioè, è fichissima. Vi immaginate come dovesse essere viaggiare su una cosa del genere? La sono stra preso bene.
C'è un sacco di gente con cui possiamo parlare, però direi che possiamo iniziare con parlare con lui. Tanto non ho molto tempo per registrare adesso, e vorrei far uscire questo video in fretta. Ok, tieni bene il mare. Non siamo mai stati introdotti, cioè presentati. Sono Julius e Bruni Mazzatesse. You are not my son, Ah, ok, Julius. il Please, nickname. call me Sì, va Kaiser, bene. if it isn't too familiar. Non sei mio subordinato. Chiamami Ceso, Kaiso, se non è troppo familiare. Allora puoi chiamarmi With all Mazzatesse. due rispetto, I'd better not. Preferisco di no. No, My un'aquilina? subordinates call me Centurio, my superiors call me Aquilinus, my friends call me Kaiser. Ok. Puoi spiegarmi qual è il piano? Ah, she did not keep you apprised. Your mother has secretly been making arrangements with the consul. You are to join his command staff as tribunus. Ah, dobbiamo unirci al suo staff come tribuno. Cosa sono You will have very gli little impegni di un tribuno? responsibility. The tribunus of Allegio assist the legatus while they learn how to command a Assiste il military legato. organization. You will Ok. not see combat, nor will you make any important decisions. You'll be safe, as your mother wanted. Ok, saremo al sicuro però facciamo delle cose in guerra, nelle decisioni importanti. È un buon punto di partenza per diventare un Indeed, senatore. military service is mandatory to be elected as quaestor, but you know that. Sì, per essere Whom questore would you dobbiamo fare il ask? servizio militare. I know Lucullus is a friend of your family, but remember, he is the consul, elected by the people to rule all of Rome. Ok, It's best Lucullo è il if you nostro don't amico come ma è too anche familiar with console. him in front of his men. Non devi sembrare troppo familiare con lui di fronte ai suoi uomini. Qual è la tua For many relazione con years, I was the Lucullo? primus pellis of Legio Prima Italica, which he commands. He needed someone he could trust to get you out of Rome and keep you safe. Ok, ha servito sotto di lui. Ritornerai alla tua posizione quando arriviamo a That Lesbo? position has already been filled by one of my centuriones, a good man, Ah, fully up to ok, the no, l'hanno task. già sostituito. My job now is to watch your back and help you settle into your new Va bene, life. grazie. Mi spiace che tu abbia dovuto rinunciare alla tua posizione per questo. Don't be. I serve the consul, and he has well earned my loyalty. No, servo il console e ha guadagnato la mia lealtà. Hai parlato con gli altri I had a passeggeri? brief talk with that gladiator who boarded before us, just to make sure he wouldn't give us Brevemente. any trouble. He seems to have vanished, though. Ah, ha parlato The young brevemente con man il at the back, gladiatore, ma è Marcus, is sparito. apparently the nephew of the other consul, Marcus Aurelius Cotta. He's here to become a tribunus as well. You should talk to him if you haven't already. I'm sure you'll have much in common. Va bene, ha detto che l'altro tizio invece è questo, credo. È anche lui figlio di un tizio importante, anche lui deve diventare tribuno. Va bene. I heard he's running from a senator who wants him dead. Shh, keep your voice down. Ah. Si sentono cose? Oh, parliamo ancora con lui, poi cioè siamo già a quasi 20 minuti per cui. Ehi? Seguilo. Solway. Allora, salve. Ah, questo è un tizio. No, non è il tizio con cui ci ho detto di parlare. Ah, non ti ho visto salire sulla nave. Sono io e Sopranio Mazzetes. Sei una delle persone di Ceso? I am not anybody's man. I am Gaius Iulius Caesar. Ah, è Giulio Cesare? Ok. Ah, come vengo a scoprire male le cose? Benvenuto, ciao, posso chiederti un paio di Not at all. domande? But keep in mind, I'm not the most experienced soldier either. Ok, non ha molta esperienza. Da dove I was vieni? born in Rome, but they say my family is from Alba Longa. Ok, mi sa che è proprio lui perché è nato a Roma ma viene da Alba Longa come origini.
Perché si è unito alla religione? My friend. Suffice to say, the powers that be are not fond of me. I have decided that staying in Rome could be, shall we say, hazardous. Ok, probabilmente è il periodo delle guerre civili tra Mario e Silla, allora. Da quanti anni combatti? Ah, è la sua prima battaglia. Ottimo, anche per me è la mia prima cosa militare. Hai alcuni suggerimenti? If you don't play an important part, you will be torn apart. My father used to say, I guess that was his way of telling me to be brave and hopefully not stupid. Ah, ok. Suo padre gli diceva, se non fai una parte importante, verrai messo da parte. Va bene, ciao Gaio, ci vediamo più tardi. E però io interromperei qua perché non vorrei che... Mi sa che triggera poi delle cose, può darsi il dialogo. Per cui interromperei qua questo primo episodio per farlo uscire in modo sensato, non troppo tardi. E ci vediamo nel prossimo, super presto. Oh, la camera. Oh, bellissimo. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per caso non siete già fatto. Ci vediamo presto. Ciao a tutti e buona giornata.